mercoledì SIP, questo webinar sul virus respiratorio sincitiale. Cominciamo puntualissimi e la mia introduzione sarà breve. La notizia bella è che ho capito che si collegherà anche la professoressa Stajano, la presidente della SIP, quindi quando si collegherà daremo a lei la parola. Il programma della serata è così composto: avremo una parte iniziale in cui vi racconterò qualche novità sulla bronchiolite. La novità poi segue il professor Dotta che vi parlerà delle novità nella gestione ospedaliera della bronchiolite. Quindi avremo un simpatico caso clinico della dottoressa Di Chiara e poi avremo la gestione della bronchiolite sul territorio, che cosa cambia, della dottoressa Pasinato. E quindi avremo una discussione, il moderatore è il professor Barali, che voleva già darvi un saluto. Allora, grazie professor Baraldi, grazie a tutti voi, ci hanno detto che siete in tanti a essere già collegati, vi ringrazio per la vostra partecipazione a questi mercoledì SIP come vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, adesso in attesa poi che si colleghi anche il nostro presidente Anna Maria Staiano, ma visto che abbiamo veramente dei relatori eccezionali, visto che l'argomento è di grande attualità, visto quello che stiamo vedendo anche un po' come rassegna stampa, oltre a quella che è la rassegna di evidenza scientifica ed scientifica di noi operatori, ridarei la parola al professor Baraldi per la presentazione di tutto il corso. È il primo relatore, siamo qui veramente tutti ansiosi di sentirti. Sei proprio tu, professor Baraldi, che ti ringrazio, ringrazio tutti voi per aver partecipato a questo evento. Grazie. Ecco, il tempo di collegarmi. Voilà. Bene, allora, bronchiolite presente e futuro. Qui vedete i miei conflitti di interessi. Fra questi vi è il fatto che ho una grande passione per questo argomento, poi vi racconterò anche perché, e sono anche membro di questo network internazionale che si chiama ResVinet, è un network indipendente per lo studio della patologia da VRS, vi sono medici di tutto il mondo che si interessano di questo problema. E per introdurre l'argomento, proprio con questo gruppo, nel 2015 abbiamo pubblicato su Lancet una revisione che vi dà l'idea del carico che questa infezione virale causa ogni anno. Questi sono dati anno per anno. Come vedete, abbiamo fino a 3,4 milioni di ospedalizzazioni per bronchiolite da VRS. La maggior parte, più del 44%, sono al di sotto di 2 mesi di età. Giusto per darvi un'idea, un ricovero per bronchiolite ha un costo medio di 2.000 euro. Ma quello su cui vorrei attrarre la vostra attenzione è la parte sinistra dello schermo. Ogni anno possiamo avere fino a 180-190.000 bambini morti per infezione da virus respiratorio sincitiale. La maggior parte sono nei paesi in via di sviluppo, ma chiaramente non possiamo chiudere gli occhi su questo dato drammatico. I bambini più a rischio per una infezione, per una bronchiolite grave, sono sicuramente i bambini prematuri, i bambini immunodepressi e i bambini con malattie neuromuscolari. Questo è il trend secolare dell'infezione da virus respiratorio sincitiale, lo sappiamo tutti, ogni anno qui alle nostre latitudini, da fine novembre fino a marzo, c'è un picco di virus respiratorio sincitiale. Che cosa ha cambiato questo trend secolare? Anche questo lo sappiamo. Il Covid ha praticamente azzerato nel periodo
nei periodi 2000-2021, questi sono dati francesi, vedete ricorso al pronto soccorso meno 82%, ancora dati francesi, ricoveri in terapia intensiva pediatrica meno 85%, questi sono dati di Roma, ricorso al pronto soccorso meno 84%, quando tutte le norme anti-Covid erano in corso. Che cosa possiamo dedurre da questi dati che vi ho fatto vedere? Io credo che questi dati ci debbano far pensare sull'importanza delle misure preventive non farmacologiche e ovviamente intendo il lavaggio delle mani con il gel alcolico e la mascherina, cosa che dovrebbe essere mantenuta nei periodi di epidemia anche quando il Covid non ci sarà. Però quando si stuzzica un virus come il virus respiratorio sinciziale, che cosa succede? Che poi si arrabbia. E che cosa è successo? Che nel momento in cui state un po', tra virgolette, mollate le norme non farmacologiche, igiene delle mani e mascherina, ci sono state epidemie, questi sono dati olandesi, in giugno, mai visto, questi sono dati del Galles, epidemia in luglio, mai vista. E purtroppo, come ben sapete, adesso abbiamo un'epidemia in Italia che è iniziata circa un mese fa e le notizie degli ultimi giorni purtroppo sono dei due bambini deceduti probabilmente per una bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Il VRS causa la bronchiolite nell'80% dei casi al di sotto dei 7-8 mesi di vita, che è il periodo in cui si parla di bronchiolite vera, di bronchiolite pura. Poi dagli 8-9 mesi in su anche il rinovirus può causare la bronchiolite. Quando vi è una bronchiolite grave, vi è una completa ostruzione dei bronchioli, questa ostruzione è causata da cellule infiammatorie come il neutrofilo, detriti cellulari, non da broncospasmo come si pensava una volta. E oggi di questo virus sappiamo tantissime cose. 15 anni fa, quando ci emozionavamo di fronte a questa immagine al microscopio elettronico in cui si vedeva il virus che si fonde con le cellule epiteliali, oggi sappiamo tantissime cose e fra le più importanti sappiamo che la proteina F è quella che permette l'ingresso del virus nelle cellule. E questa proteina F ha 6 siti, il più potente di tutti è il sito 0 e poi vi spiegherò perché è importante, come questa nuova nozione abbia poi orientato la ricerca, perché essendo questo sito potentissimo nello sviluppo di anticorpi, oggi tutta la ricerca di anticorpi monoclonali, di vaccini e di farmaci antivirali è proprio basata su questo sito 0. Trattamento della bronchiolite, un argomento ovviamente caldo, chiamiamolo così. Purtroppo questa è una diapositiva che ho usato 10 anni fa e la riuso ancora. C'è uno scenario un po' anarchico nella gestione della bronchiolite a tutti i livelli, sapete, territorio, ospedale, ospedali accademici. E vedete quanti farmaci vengono usati senza che vi siano evidenze a sostenerne l'efficacia. Abbiamo delle linee guida ben precise, queste sono le linee guida dell'American Academy e, cosa curiosa, come sapete alla fine di una linea guida vengono fatte delle raccomandazioni, loro ne fanno 14 e 10 ci dicono quello che non dovremmo fare, quali farmaci non dobbiamo fare, quali procedure non dobbiamo fare, tipo la radiografia a tutti. Ma abbiamo anche delle linee guida italiane che ho avuto il piacere di coordinare nel 2014. Questo è un documento particolare perché è un documento intersocietario in cui abbiamo coinvolto 20 società scientifiche pediatriche. Perché abbiamo coinvolto la società della neurologia pediatrica? Perché, come ben sapete, i bambini più a rischio sono i bambini con malattie neuromuscolari. Perché abbiamo coinvolto la società dell'emato-oncologia pediatrica, perché un bambino immunodepresso è ad alto rischio. Quindi abbiamo fatto un'operazione proprio per sensibilizzare tutti i medici che si prendono cura di bambini che possono essere a rischio. Abbiamo coinvolto la Società Italiana di Pediatria,
la FIMP, eccetera. Uno degli argomenti su cui ci siamo concentrati di più queste linee guida sono le popolazioni speciali, le popolazioni a rischio, che lo sappiamo tutti, sono i bambini prematuri con broncodisplasia, bambini con cardiopatia congenita, con malattie neuromuscolari, immunodeficienze, eccetera. Questi sono bambini verso i quali bisogna avere una particolare attenzione. Ma chi ha fatto un lavoro veramente mastodontico e utile sono questi autori che sull'Lancet nel 2017 hanno messo insieme tutte le linee guida internazionali e nazionali, vedete Inghilterra, America, e gentilmente hanno incluso anche le nostre linee guida italiane. Ebbene, per quanto riguarda la terapia, che cosa concludono? Guardate questa slide, che come lo sapevamo anni fa, l'idratazione e l'ossigenoterapia sono gli unici cardini della terapia della bronchiolite. Invece per tutti i farmaci che vi ho fatto vedere prima, non vi sono raccomandazioni. Di chi sto parlando? Dei broncodilatatori, del salbutamolo per intenderci, dell'adrenalina, dei corticosteroidi, degli antibiotici. Guardate, tutti non raccomandato, non raccomandato, non raccomandato, non raccomandato, non raccomandato. Questo è ciò che le evidenze ci dicono. Però purtroppo questi farmaci continuano ad essere utilizzati. Una piccola finestra resta ancora per la salina ipertonica al 3%, all'inizio grande entusiasmo, poi però spesso, come succede in medicina, alti e bassi, altri studi non hanno dimostrato un'efficacia sostanziale. Quello che si può dire è che chi ha fatto una meta-analisi di recente conclude che vi è ancora un po' di spazio per l'ipertonica, che può ridurre la durata dell'ospedalizzazione e la severità dei sintomi. Ma voglio farvi vedere questi due articoli. Sono due articoli, uno l'abbiamo pubblicato qualche mese fa, in cui siamo andati a vedere, grazie al database Pedianet, è un database che usano i pediatri di famiglia sul territorio. Sono state valutate le prescrizioni di 134 pediatri di famiglia per 1600 episodi di bronchiolite. Che cosa ho trovato? Confrontando prima e dopo la pubblicazione delle linee guida, che i farmaci che vi ho detto è stata una riduzione dal 66 al 57%. Direi che è una riduzione deludente, ma la cosa più importante è che in questa analisi è emerso che un terzo dei bambini con bronchiolite ricevono ancora gli antibiotici. Quindi le linee guida devono essere diffuse, perché non è possibile che ancora un terzo dei bambini usi gli antibiotici. Questo è un altro lavoro simile, questionario 234 fra pediatri ospedalieri, specializzandi, medici di famiglia. Che cos'è emerso? Il 64% usa i corticosteroidi sistemici. Capite bene che non ci siamo. Indicazioni all'ospedalizzazione non sono cambiate, sicuramente una saturazione che va al di sotto del 92% deve indurre a mettere il bambino in ambiente protetto, ma la saturazione non è l'unico parametro. Le cose fondamentali sono l'entità del distress respiratorio, un bambino che ha meno di 2-3 mesi, la presenza di apnea, il bambino che non mangia, un lattante che mangia meno del 50% rispetto al giorno precedente, è probabilmente già disidratato, e poi i bambini a rischio. Se viene ricoverato, viene iniziata la terapia, però le cose non vanno, una volta lo si mandava sicuramente in terapia intensiva pediatrica per fare CPAP o ventilazione meccanica. Oggi c'è la possibilità che l'ossigeno ad alti flussi, ma di questo ve ne parlerà a breve il professor Dotta. Anche qui alti e bassi, grosso entusiasmo all'inizio, poi studi che in realtà non hanno dimostrato questa grande efficacia. L'altra cosa di cui volevo accennarvi è la sindrome post-bronchiolite. Ormai abbiamo dati certi che dimostrano che il 30-40% dei bambini che fanno una bronchiolite, soprattutto se hanno avuto necessità di ospedalizzazione, poi sviluppano broncospasmo ricorrente e o asma.
Quindi questo virus respiratorio sinusiziale è veramente un modello biologico unico che cambia in qualche modo le vie aeree dei bambini che vengono infettati da questo virus e innesca in una buona parte di loro la ricorrenza di broncospasmo o addirittura l'asma. Questo è una review pubblicata sul Blue Journal. Blue Journal, sapete, è la rivista più importante dal punto di vista respiratorio, in cui questi autori hanno riassunto tutto ciò che sappiamo sul rapporto infezione del VRS e broncospasmo e asma. Che cosa hanno trovato? Che vi è un'associazione con aumento del rischio di 12 volte di sviluppare asma dopo un'infezione del VRS. Tanto più grave la bronchiolite, tanto è più probabile che sviluppino poi l'asma, ma questa ultima frase colpisce particolarmente. L'asma dopo la bronchiolite contribuisce a un terzo di tutte le asme del bambino. Che cosa possiamo fare? Sicuramente dobbiamo fare prevenzione, non abbiamo farmaci attivi al momento. E la prevenzione come la si fa? Il farmaco più potente che abbiamo è l'allattamento materno. Questo è un lavoro di qualche anno fa del professor Lanari, in cui dimostra chiaramente che bambini allattati al seno hanno una marcata riduzione della probabilità di essere ricoverati per bronchiolite. E poi abbiamo a disposizione gli anticorpi monoclonali. Oggi sono molto di moda, tutti ne parlano, ma noi come neonatologi, come pediatri, li stiamo usando da 20 anni. Chi sono i bambini per i quali è indicato il pallidizio? Sicuramente i bambini prematuri sotto le 29, fra le 29 e le 32 settimane, c'è ancora discussione se farlo anche nei bambini fra della 32 e le 35 settimane. I bambini con broncodisplasia, ovviamente nessuno mette in dubbio questa cosa, i bambini con cardiopatie congenite, con sindrome di Down, con la fibrosi cistica, con anomalie polmonari e i bambini con immunodepressione. Ma la filosofia sta cambiando. Come vi dicevo, ancora discutiamo sotto i 32, sopra i 32, ma questo è un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che cosa dice? Che la visione è quella di promuovere l'utilizzo di questi monoclonali anche nei bambini sani. La maggior parte dei bambini che finiscono in terapia intensiva sono bambini sani. Quindi vi è questa indicazione, soprattutto dettata dal fatto dell'altissima mortalità che abbiamo ancora nei paesi in via di sviluppo. Questa quindi è la nuova filosofia per la prevenzione. Ma oltre a prevenire la bronchiolite, questo è un documento dell'NIH che dice come possiamo fare, qual è la prevenzione primaria delle malattie polmonari croniche, quindi dell'asma, la profilassi per il virus respiratorio sinusiziale. Qui abbiamo già dei dati, dei proof of concept che se noi utilizziamo i monoclonali, il pallidizumab, questo è uno studio olandese pubblicato su New England, vedete. Bambini con lieve prematurità, un gruppo trattato, l'altro non trattato, seguito fino a un anno, quelli trattati con palivizumab, 60% di riduzione degli episodi di broncospasmo. Altro studio fatto in Giappone, i bambini trattati con palivizumab avevano una riduzione del 50% degli episodi di broncospasmo. Ma che cosa c'è dietro l'angolo? Allora, le aziende farmaceutiche hanno investito milioni di euro sulla prevenzione, sulle strategie per la prevenzione del virus respiratorio sinusiziale. Lo stesso Bill Gates ha stanziato cifre enormi per supportare la ricerca in questo senso. E che cosa abbiamo a disposizione? Pensate, vi sono 15 vaccini in valutazione. 15, Vi sono nuovi anticorpi monoclonali, quello che abbiamo adesso ovviamente il palivizumab dal 1998, abbiamo nuovi farmaci antivirali. Per quanto riguarda i vaccini, una strategia promettente è quella di vaccinare la mamma negli ultimi trimestri di gravidanza in modo che possa passare gli anticorpi al bambino, come si fa d'altronde per la pertosse e l'influenza. Abbiamo nuovi anticorpi monoclonali. Vi ricordate prima vi ho accennato al sito zero che evoca una risposta anticorpale potentissima? Ebbene,
vi è un nuovo monoclonale che si chiama Nirsevimab, è stato fatto uno studio enorme in 23 nazioni, l'Italia ha partecipato con Padova, Verona, Torino e Genova, e i risultati sono eccezionali, pubblicati su New England nel 2020, vedete i soggetti trattati con Nirsevimab, che è una specie di Ibizumab però modificato, riduzione dell'infezione di RS 70%, riduzione dei ricoveri del 78%. Qual è la caratteristica unica di questo monoclonale? È un single shot, un'iniezione a novembre, copre fino a marzo. E poi abbiamo anche i farmaci antivirali. E qui prima vi parlavo della mia passione per la bronchiolite. Attualmente l'unico farmaco in commercio è la ribavirina. E qui torniamo indietro di 30 anni. Questo è uno studio, è stato il primo studio in Europa sulla ribavirina. E vedete qui i nomi che sicuramente conoscete, il mio maestro, il dottor Franco Zacchello. E effettivamente la ribavirina funzionava, però era difficilissima da somministrare, bisognava usare delle tende enormi, i bambini venivano ricoperti di una coltre biancastra, poi si è anche scoperto che forse la ribavirina poteva essere teratogena, quindi è stata qua praticamente abbandonata. Oggi stiamo lavorando su un nuovo antivirale che agisce sempre sulla proteina F di fusione. Qual è la caratteristica di questo farmaco? Gli può essere dato per via orale. Questi sono i risultati preliminari che abbiamo pubblicato lo scorso anno. Vedete come questo antivirale riduce in maniera significativa la carica del virus. Ma a questo proposito, qual è il futuro che intravedo? È quello di avere a disposizione, già ci sono, dei test rapidi per il virus respiratorio sinciziale, che in 10 minuti ci danno il risultato, è come fare un tampone per lo streptococco. Questo può evitare l'uso degli antibiotici già adesso, avete visto quanti antibiotici usiamo per la bronchiolite e non servono, e in un prossimo futuro, se avremo a disposizione questo farmaco antivirale, potremo pensare di utilizzare questo antivirale anche nel territorio, nel momento in cui un bambino con il tampone positivo per DRS, questo farmaco potrà essere utilizzato anche nell'ambulatorio del pediatra di famiglia. Quindi tutte queste strategie di cui vi ho parlato, i monoclonali, i vaccini, i farmaci antivirali, sono sicuramente utilissimi per prevenire la bronchiolite acuta, non c'è dubbio, ma sono anche promettenti per prevenire il broncospasmo ricorrente e l'asma, perché se noi evitiamo questa infezione, probabilmente riduciamo anche il numero di bambini che poi sviluppano asma. Quindi in conclusione cosa posso dirvi? Che ci sono ancora tantissimi aspetti battuti sulla gestione della bronchiolite, però sappiamo che i farmaci attualmente utilizzati non hanno evidenze. Attenzione a rischio, ve li ho già elencati, non vi dico più. Non avendo farmaci a disposizione, la prevenzione è l'elemento fondamentale, abbiamo visto che possiamo fare l'allattamento materno, gli anticorpi monoclonali, il lavaggio delle mani con il gel alcolico e la mascherina. Vi è una significativa associazione fra VRS e broncospasmo e asma, circa il 30-40% dei bambini segue questa strada, e dietro all'angolo che cosa abbiamo? Nuovi vaccini, gli antivirali e i monoclonali. Quindi io credo che sia per il pediatra che per il neonatologo, per quanto riguarda i bambini prematuri, vi sia una missione quella di pensare che cosa succede dopo e tentare di fare tutto ciò che può prevenire questa evoluzione. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. La discussione, come dicevamo prima, verrà fatta alla fine ed è con piacere che do la parola al professor Andrea Dotta, che ci parlerà delle novità nella gestione ospedaliera della bronchiolite. Mi chiedo se per caso è arrivata la professoressa Staiano, alla quale darei più che volentieri la parola. Non ancora. Non ancora, quindi Andrea, prego.
Eccoci, grazie Eugenio. Vediamo se potete vederlo, lo schermo. Sì. Provo a mettere in presentazione. Ecco qua, questa è la giornata di oggi, quindi il professor Baraldi ci ha introdotto in maniera molto chiara alla problematica della bronchiolite, in particolare da virus respiratorio sinciziale, e io ho il compito di trattare il tema delle novità nella gestione ospedaliera della bronchiolite. Fermo restando che molte delle cose che andrò a dire già le ha anticipate il professor Baraldi, io non ho conflitto di interesse, dobbiamo ricordarci, un pochino con la memoria un pochino più lunga rispetto a quello che possiamo ricordare rispetto all'anno scorso, quando eravamo tutti terrorizzati da ogni forma respiratoria in riferimento al Covid, ricordiamoci cosa voleva dire la epidemia e la stagionalità per bronchiolite, in particolare per il virus respiratorio sinciziale. In questa diapositiva vediamo qual è il flusso dell'epidemia attesa, o come era attesa, che verso ottobre il virus respiratorio sinciziale cominciava il suo impatto soprattutto in Francia e successivamente cominciava ad invadere anche l'Italia con il picco tra dicembre e gennaio e tra gennaio e febbraio, cioè con i mesi più freddi. Questo era un po' il flusso, con una stagionalità che già ha fatto vedere il professor Baraldi, che poteva cambiare di anno in anno, anzi sappiamo che vi è una stagionalità ad stagioni alterne quasi come infettività del virus, e questo era il quadro pubblicato molto di recente riferito alla regione Toscana fino all'anno 2019, quindi degli anni con dei picchi che andavano soprattutto spostati nei primi mesi, altri anni in cui il picco dell'epidemia da virus respiratorio sinciziale si spostava nei mesi successivi, tipo febbraio e marzo, molto dipendeva dal clima, dalle variazioni, ma anche dal tipo di immunità che la popolazione poteva avere. E se facciamo una fotografia di quello che noi sperimentavamo presso il nostro ospedale prima dell'impatto non soltanto del Covid, ma anche delle misure dell'AIFA, che come vedremo hanno un po' modificato il nostro atteggiamento sulla profilassi con gli anticorpi monoclonali, questa era una fotografia di un anno del nostro pronto soccorso per quello che riguarda i bambini sotto i 6 mesi di età, e vediamo che avevamo un afflusso di pazienti totali nei 12 mesi di circa 1200 pazienti con ben 489 ospedalizzazioni. Attenzione a questo concetto, perché il concetto di ospedalizzazione molto dipende, come vedremo e come avete già visto detto dal professor Baraldi, sui criteri di ospedalizzazione. Fatto sta che in quell'anno erano stati ricoverati 489 bambini, di cui 66 erano neonati, cioè afferenti al nostro dipartimento di neonatologia, in realtà potevano avere anche 2 o 3 mesi. Di queste 66 accettazioni, questi 66 ricoveri, la durata media della ospedalizzazione era di circa 7 giorni e poteva arrivare anche ben oltre i 10 giorni. Innanzitutto ho voluto sottolineare questa analisi dei costi, un'analisi abbastanza grezza che abbiamo potuto fare, in cui se noi andiamo a calcolare tutti i costi reali di un'ospedalizzazione, costi medi per paziente, un ricovero per bronchiolite, ed è una media tra le forme meno gravi che sono ricoverati per, come abbiamo visto, disidratazione o lieve di stress respiratorio, alle forme più gravi che possono richiedere anche l'accesso in terapia intensiva, il costo reale è di 5.800 euro, meglio era di 5.800 euro, perché parliamo di più di 5 anni fa. Cosa ci riconosce la regione nel Lazio? Può cambiare un pochino da regione a regione? Il valore che viene riconosciuto a seconda del DRG che noi inseriamo è di 1.800 euro. Questo vuol dire che quando noi facciamo un conto dei reali costi di un ricovero per bronchiolite, e quindi parliamo di situazioni molto emergenti, rendere sostenibile il sistema sanitario, rendere sostenibile ciò che facciamo, considerate che noi decidiamo la profilassi serve o non serve per anche risparmiare i soldi,
se un conto se noi lo facciamo sui 1.800 euro che ci riconosce la regione, l'altro conto è i 5.800 euro che in realtà ogni ospedale va a pagare. Il costo sanitario non è solo la voce che la regione riconosce, il costo sanitario sono le spese reali che l'ospedale deve tenere per risorse umane, presidi, farmaci. E questa già solo sul nostro dipartimento un anno vi era un impatto di 264.000 euro. Il documento intersocietario che ha fatto vedere prima Eugenio serviva proprio a fornire un aggiornamento un po' per tutti gli operatori del sistema sanitario nazionale, e il principale punto, visto che devo parlare di quali novità ci possono essere sulla gestione in ospedale, è dire chi mettiamo in ospedale, chi ricoveriamo. Ebbene, l'ospedalizzazione deve essere garantita, quindi deve essere assicurata per i bambini che abbiano una saturazione persistentemente inferiore al 92%, fermo restando che la saturazione di riferimento noi la dobbiamo porre in linea assoluta intorno al 90-92%, però possiamo avere pazienti con cardiopatie congenite o anche con una forma di displasia broncopolmonare importante che necessita ossigenoterapia, che di per sé stanno al 90% o anche all'88%. Bene, in questo caso avere 88% non è un peggioramento dello stato, dobbiamo valutare anche altre situazioni. Lo stato di idratazione è fondamentale, se un neonato si sta disidratando o un lattante si sta disidratando, non possiamo permetterci di inviarlo a casa e di rischiare che dopo due ore il bambino torna in condizioni molto peggiori. E poi abbiamo la definizione di forma di bronchiolite moderato severa su dei sintomi che devono essere ben standardizzati, e qui abbiamo una tabella che ci dice quali possono essere i valori di riferimento sia per la frequenza respiratoria che per la frequenza cardiaca in base alle fasce di età, è ben nota a tutti voi, nonché la definizione quindi di forma lieve, moderata o severa o grave della bronchiolite in termini di frequenza respiratoria, di lavoro respiratorio, di saturazione di ossigeno, di capacità di nutrirsi ed eventuali situazioni di apnea. Questo qua ci consente, questa tabella ci consente di uniformare laddove possibile i criteri di ospedalizzazione. Questa è una novità? No, non è una novità, ma la novità sta nell'applicarla, perché se noi non applichiamo una standardizzazione dei criteri di ospedalizzazione, avremo fra centro e centro, avremo fra regione e regione dei dati completamente non confrontabili. E inoltre lo stesso documento considera che altri fattori di rischio devono essere un'anamnesi di prematurità, una nascita sotto le 37 settimane, quindi, e soprattutto avere meno di 6-12 settimane di vita, un quadro neurologico alterato, e non scordiamoci i fattori sociali, i fattori ambientali a casa, la presenza di fattori di rischio di special population, quali quelle che ha elencato il professor Baraldi. Un altro punto estremamente importante è quello di dire chi ricoveriamo in terapia intensiva. Sappiate che ricoverare un paziente con una bronchiolite virale, soprattutto da virus respiratorio sinciziale, in una terapia intensiva neonatale è una bomba atomica, perché noi rischiamo di diffondere questo virus a meno che non siamo realmente nelle condizioni di limitare, di isolare il paziente in maniera efficace. E quindi dobbiamo pensare che va ricoverato in una terapia intensiva probabilmente più pediatrica che neonatale, prima ne parlavamo col professor Baraldi, in TIN il virus respiratorio sincitiale assolutamente non dovrebbe entrare, però non sempre è possibile evitarlo. E quindi se noi abbiamo necessità di una ventilazione meccanica che sia non invasiva, come una nasal CPAP, per i pazienti più grandi è anche utilizzato l'Helmet per un'applicazione forse meglio tollerata nel bambino più grande, di una pressione positiva costante, ma in alcuni casi siamo arrivati a dover dare
la ventilazione meccanica, siamo arrivati a dover dare il surfattante, perché una delle caratteristiche del virus respiratorio sincizziale è quella di aggredire gli pneumociti di secondo tipo e quindi di distruggerli e ridurre la quota di surfattante. In alcuni casi i pazienti sono anche finiti in ECMO e non è assolutamente così rara anche purtroppo la notizia dei decessi per virus respiratorio sincizionale. Dicevamo, la profilassi è un qualcosa di fondamentale. L'American Academy of Pediatrics ha fatto varie revisioni delle proprie raccomandazioni dal 2009 al 2014, in particolare queste ultime hanno rappresentato un po' uno spartiacque per una limitazione nelle indicazioni, soprattutto per il neonato pretermine oltre le 29 settimane, in particolare tra le 29 e le 32 o ancor più tra le 32 e le 35, uno spartiacque che è stato particolarmente di impatto come limitazione dell'applicazione della profilassi con anticorpi monoclonali. Perché è stato di impatto? Perché anche l'AIFA aveva recepito queste limitazioni che erano basate esclusivamente su indicazioni economiche. Non c'era assolutamente una limitazione in termini di efficacia, non c'era assolutamente una limitazione in termini di rischio, ma vi era un concetto di sostenibilità della somministrazione di anticorpi monoclonali laddove vi era un discorso di alto costo. Consideriamo anche i costi diversi tra Stato e Stato, tra quello che è la situazione italiana e la situazione degli Stati Uniti. Quindi le indicazioni ovviamente erano quelle a noi note del neonato pretermine sotto le 29 settimane, ecco qua, con meno di 12 mesi di vita, o poi si metteva anche in dubbio se fossero necessarie le 5 dosi annuali, si parlava anche delle possibilità delle 3, e invece una grande limitazione era stata data per i neonati sopra le 29 settimane e ancor più sopra le 32. Per i bambini con displasia broncopolmonare era ovviamente indicato assolutamente almeno nel primo anno di vita e poi nel secondo a seconda dello stato di necessità di terapia e o di ossigenoterapia, e per i neonati affetti da cardiopatie congenite particolari, soprattutto le cianotizzanti, o i bambini affetti da, cioè che siano stati sottoposti a trapianto cardiaco, vi era l'indicazione alla somministrazione degli anticorpi monoclonali. Per quello che riguarda l'assistenza in ospedale, che è un po' il tema che devo trattare, si faceva ben riferimento al fatto che se noi abbiamo ricoverati dei bambini con le caratteristiche che richiederebbero la somministrazione del palivizumab, noi abbiamo la possibilità di non somministrare il palivizumab in ospedale. Perché questo? Perché gli americani dicono non vi è evidenza che supporti l'uso del palivizumab dei neonati ospedalizzati per prevenire una diffusione, un'epidemia di virus respiratorio sincizionale in ospedale. Ma questo è particolarmente vero soltanto nel caso in cui le nostre organizzazioni sanitarie, i nostri reparti, la nostra numerosità di infermieri e medici consentono di limitare, cioè di isolare realmente il paziente. Laddove questo non può avvenire, e purtroppo in numerosissime neonatologie, terapie intensive neonatali o pediatriche questo non può avvenire con massima certezza, si ripropone il problema che se io ho un paziente ricoverato con bronchiolite da virus respiratorio sincizionale e nella stanza, pur avendo più di un metro di distanza, pur avendo la lettera D per il rischio droplets, pur istruendo molto bene il personale infermieristico, se io nella stessa stanza ho un paziente che prevederebbe la profilassi al momento della dimissione per il virus respiratorio sincizionale, io posso prendere in considerazione la necessità di farlo. L'impatto economico è molto grosso, perché se io faccio il palivizumab in ricovero, il costo del palivizumab va a carico della mia unità operativa. Se io faccio il palivizumab a livello ambulatoriale, non degli hospital, ma ambulatoriale, esiste il sistema di rimborso che consente
quindi una diversa voce della spesa sanitaria, ma ricordiamoci che non è a costo zero, mai. Quello che è un costo non sostenibile è non eseguire correttamente la profilassi e quindi, così come facevamo fino a 2-3 anni fa, anche quest'anno, e vedremo i dati, noi siamo portati a rivedere questa linea e quindi a somministrare la profilassi anche in ospedale. Queste erano le raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia, il professor Baraldi, io ho avuto l'onore di collaborare nella stesura di queste raccomandazioni, sono raccomandazioni e non linee guida, ma se noi guardiamo la forza della raccomandazione o il livello di prova, tutte le classi prevedono una forza della raccomandazione elevata, ma laddove è meno elevata, non è che non vi è la raccomandazione, non è che vi è la raccomandazione a non eseguire la profilassi, vi è meno forza per minore evidenza. Ma attenzione, perché poi c'è stato un impatto estremamente negativo sulla riduzione delle indicazioni per la profilassi. Io qui corro un pochino perché questo è un documento che abbiamo fatto insieme all'amico Renato Cutrera, che tutti conoscete, di diversi ospedali in Italia, e possiamo riassumere che la stagione del 2016-2017, quando l'AIFA aveva indicato una riduzione delle somministrazioni delle classi ritenute a minor rischio, ecco che i neonati pretermine senza complicazioni, quindi quelli che venivano più scoperti dalle classi, ecco che avevano un picco di infezione, non soltanto di bronchiolite, non soltanto di ricoveri, ma anche di ricoveri in terapia intensiva pediatrica. E questo è il dato che ci fa ulteriormente riflettere sul fatto che le raccomandazioni ristrette per la somministrazione del palivizumab ha portato a un aumento dei ricoveri sopra le 29 settimane. Vediamo il Covid, scorro rapidamente per motivi di tempo, ma questa diapositiva l'ha già fatta vedere il professor Baraldi, e ci tengo a dire che, oltre al discorso che dobbiamo sempre pensare a possibili coinfezioni, quando noi ricoveriamo un bambino e viene il tampone positivo per virus respiratorio sincitiale, attenzione ad accontentarci solo di questa indicazione. Le coinfezioni possono essere molto diffuse e questo porta a due rischi. Uno, a sottovalutare un rischio di coinfezione e non trattare in maniera adeguata il bambino. L'altro è di trasmettere nella stanza dove noi riteniamo di isolare le bronchioliti tutte insieme. Una cosa è mettere una bronchiolite solo da virus respiratorio sincitiale, un'altra cosa è quella di associarvi una da rinovirus. E qui vedete come era piccolo il Covid, il coronavirus, non Covid. Bene, noi sappiamo che virus respiratorio sincitiale e rinovirus hanno proprio un percorso anche sintomatologico e poi come outcome a distanza profondamente diverso, che vede dei meccanismi di azione profondamente diversi. Questo è il virus respiratorio sincitiale, come agisce nei lattanti più maturi oltre i 6 mesi di vita e come invece agisce in maniera deleteria sotto i 6 mesi di vita. Completamente diversa è l'azione del rinovirus sulla mucosa e sui recettori immunologici del nostro bambino. Fatto sta che virus respiratorio sincitiale e rinovirus si spartiscono un po' la popolazione in termini di età, ma anche hanno delle caratteristiche diverse come outcome. Bene, il Covid come ha cambiato? Andiamo rapidamente a vedere l'evidenza del Covid, questo si riferisce al rinovirus, e vediamo innanzitutto gli australiani cosa hanno visto. Questo si riferisce a una curva ipotetica di epidemia del virus respiratorio sincitiale nei diversi periodi. Questo era il periodo pre-Covid, questa era l'epidemia teorica, qui sono stati chiusi i confini per il lockdown e questa è la curva reale di quello che è accaduto in Australia per il virus respiratorio sincitiale, praticamente azzerato. Questo lo stesso periodo per quello che riguarda l'influenza, quindi chiusi i confini, lockdown, prevenzione, ancora zero influenza rispetto a quella che poteva essere la curva attesa. In Italia che cosa abbiamo visto? Questo è uno studio multicentrico pubblicato nel 2021 e se noi analizziamo, questi sono i campioni studiati, nella stagione, queste sono le settimane riferite all'anno, quindi la 42esima settimana del 2020 fino
alla terza settimana del 2021, questi sono i campioni analizzati, guardate le cause di bronchiolite, soltanto SARS-CoV-2, sparito il virus respiratorio sincizziale. Questo era il periodo di esattamente un anno fa. Questi sono dati del nostro ospedale, abbiamo diviso in quartili dell'anno, gennaio, marzo e l'ultimo quartile ottobre, dicembre, negli anni 2018-2019. Nel 2020 si è compressa molto tutta la quota ottobre-dicembre, si era in parte ridotta quella di gennaio-marzo, perché a marzo già era partito il lockdown. Fino a giugno 2021 avevamo avuto due casi. Vi ricordate quei 66 casi di ricovero? Due casi. Questi sono i dati aggiornati a 10 giorni fa. Guardate le curve di tutti i casi di bronchiolite arrivati, ricoverati nel nostro ospedale per bambini sotto l'anno di vita. In rosso quelli, i casi da virus respiratorio sincizziale. Ad ottobre abbiamo avuto un picco generale di bronchiolite, ma quasi tutti da virus respiratorio sincizziale, prima abbiamo avuto parecchie rinovirus, tutti ricoverati. E se noi paragoniamo l'ottobre 2021 con l'ottobre 2019, siamo drammaticamente più su. Quindi, e ancora fa caldo, dicevo prima, oggi a Roma ci sono 20 gradi. E già siamo invasi dal virus respiratorio sincizionale, con ricoveri, quindi è la gestione ospedaliera a cui dobbiamo porre massima attenzione. Più in generale, la coinfezione nel, questo non è uno studio strettamente pediatrico, del 2020, abbiamo una percentuale importante di micoplasma pneumonia per alcune patologie, ma se andiamo a vedere la proporzione di coinfezioni virali, il virus respiratorio sincizionale, soprattutto nella popolazione pediatrica, è quello che lo fa da padrona. Quindi attenzione alle coinfezioni. Quello che diceva prima il professor Baraldi, l'auspicio che con il test rapido si riesca a ridurre l'utilizzo degli antibiotici, è un dato sacrosanto ed estremamente importante, ma non scordiamoci il rischio delle coinfezioni. Anche perché è ben temibile il danno a distanza, per cui si sa bene che una infezione da virus respiratorio sincizionale nei primi periodi della vita poi apre la strada, ci porta esattamente alla malattia cronica polmonare ostruttiva, di cui probabilmente anche il Covid sarà causa di un reale picco nei prossimi anni. Questo è un po' il quadro delle possibili anticorpi monoclonali abbandonati o futuribili, per cui c'è da attendersi che in futuro la popolazione nati tra le 29 e le 35 settimane riceveranno un tipo di anticorpo monoclonale one shot, quelli sotto le 29 settimane riceveranno ancora il palivizumab, così come le popolazioni speciali, fino a nuova indicazione. Quindi vado a chiudere la mia presentazione riportando questi messaggi. Tutto deve essere fatto per prevenire la bronchiolite, perché la prevenzione della bronchiolite vuol dire non soltanto prevenire il ricovero a breve termine, ma anche gli outcome a lungo termine. Dopo l'epidemia da Covid-19, dopo la pandemia, non l'epidemia, da Covid-19, abbiamo visto adesso un aumento del numero assoluto e del tasso di ospedalizzazioni per virus respiratorio sincizionale, con ogni probabilità, perché la mancata esposizione al virus dell'anno scorso ha ridotto l'immunizzazione di gran parte della popolazione e adesso ci troviamo tutti più scoperti. E quindi dobbiamo considerare l'ospedalizzazione per bronchiolite come un qualcosa da selezionare in maniera molto attenta, da prevenire in maniera molto scrupolosa, perché poi questa diventa veramente la massima criticità durante i mesi invernali. Grazie. Grazie Andrea, direi che hai portato dati nuovi e ribadito alcune delle cose che tutti noi dovremmo avere presente, poi casomai in discussione potremo riprendere alcuni punti, soprattutto su quanto riguarda i costi, però intanto andiamo avanti e do la parola alla dottoressa Costanza Di Chiara che ci presenterà il suo caso clinico. Buonasera a tutti. Momento di caricare le slide. Ecco qua.
assenza di conflitti, chiaramente. Vi presento il caso clinico di Elia, un bambino che nei suoi 6 mesi di vita, al compimento dei 6 mesi di vita, ha presentato un episodio di bronchiolite che vedremo insieme. Elia è un bambino nato a 33 più 4 settimane gestazionali che nelle prime 48 ore di vita ha eseguito CPAP per un distress respiratorio. È unicogenito e a 6 mesi è stato inserito dalla famiglia in comunità, 6 mesi che coincidevano con l'inizio del periodo autunnale. Dopo una sola settimana di frequenza dell'asilo, il piccolo ha iniziato a presentare tosse stizzosa e rinite che in terza giornata di malattia si associavano a un rialzo della curva termica fino a un valore di 38 gradi di temperatura. Veniva valutato dal suo curante e veniva prescritto un ciclo di terapia aerosolica con steroide. In quarta giornata di malattia, quindi solo dopo 24 ore dalla valutazione del curante, i genitori richiamano il collega per comparsa di difficoltà respiratoria associata anche a comparsa di una ridotta alimentazione. Pertanto il curante suggeriva alla famiglia di portare immediatamente il piccolo in pronto soccorso per una valutazione medica. Pertanto Elia veniva portato dai genitori presso un pronto soccorso di un ospedale periferico. Si trovava in quarta giornata di malattia. All'arrivo in pronto soccorso il piccolo si presentava al first look già critico. Era vigile, ma la cute era già roseo pallida, gli occhi iniziavano ad essere allonati e si presentava francamente polidispnoico con rientramenti sottocostali al giugulo e bilancia toraco-addominale. Tachicardico, una frequenza respiratoria di 72 atti al minuto e una saturazione 85% in aria ambiente. La polidispnea si associava a un reperto auscultatorio di riduzione franca e diffusa dell'ingresso aereo senza però delle asimmetrie apparenti, wheezing con crepiti bilaterali sparsi e rumori grossolani trasmessi dalle alte vie. La restante obiettività si presentava comunque nella norma e nonostante la riferita ipoalimentazione, ancora oltre agli occhi alienati, non vi erano dei franchi segni clinici ulteriori di disidratazione. I colleghi quindi si trovavano, secondo gli score clinici di definizione di severità di bronchiolite, di fronte a un quadro di bronchiolite grave. Per l'aumento della frequenza respiratoria, per la dispnea, per la desaturazione sotto il 90% in aria ambiente e per la riferita ipoalimentazione. Ricoveravano quindi il bambino, eseguivano subito immediatamente un'aspirazione, un lavaggio nasale, ma nonostante ciò la saturazione si manteneva al di sotto del 92% e si confermava l'assenza appunto di franche asimmetrie. Avviavano prontamente una ossigenoterapia, inizialmente con occhialini nasali a 2 litri al minuto e prontamente associato anche il monitoraggio continuo dei parametri vitali in cardiomonitor. Mantenevano un'idratazione per os, però frazionando comunque i pasti somministrati al bambino. Gli esami ematochimici che eseguivano già all'ingresso erano, come ci si aspettava, negativi e veniva avviato insieme all'esame ematochimico anche un campione di aspirato nasofaringio per la ricerca PCR virale e batterica. In quinta giornata di malattia, quindi dopo le 24 ore dall'arrivo in pronto soccorso, nonostante l'avvio della terapia con ossigeno e nasocannula, persisteva la saturazione al di sotto del 92% e persisteva e peggiorava la difficoltà di alimentazione per os. I colleghi eseguivano un ciclo di aerosol con sambutamolo e
giustamente sostituivano la terapia con ossigeno da basso flusso passando ad alti flussi, aumentando i litri fino ai 2 litri per chilo al minuto e aumentando per mantenere una saturazione sopra il 94% la FiO2 fino a un 50%. Sostituivano inoltre l'alimentazione per osso con l'idratazione endovenosa mantenendola all'85% del mantenimento. Nonostante ciò, dopo 24 ore, siamo al giorno 6 di malattia, peggiorava la dinamica respiratoria. A questo punto eseguivano una radiografia del torace che dimostrava, come atteso, un'accentuazione della trama peribroncovascolare, soprattutto imperilare, e uno sfumato addensamento al terzo medio delle polmoni di destra. Ripetevano gli esami ematochimici, riscontrando anche qui una normalità degli stessi con indici di flogosi negativi, ed eseguivano un emogas venoso che era compatibile insieme alla clinica con un quadro di insufficienza respiratoria ipercapnica e ipoestiemica. Eseguivano l'avvio di una terapia steroidea sistemica col metilprednisolone, avviavano terapia con adrenalina e, nel sospetto di una sovrainfezione batterica, eseguivano anche una prima dose di ceftriaxone prima di trasferire il bambino presso la nostra terapia intensiva pediatrica di Padova. Scusate, ma non mi scorrono più le slide. Ecco qua. All'arrivo in terapia intensiva pediatrica, il bambino si mostrava tachicardico, tachidispnoico, con una saturazione al 93% nonostante gli altri flussi massimalizzati, una FiO2 al 60%, pertanto veniva avviata terapia non invasiva come supporto respiratorio, impostando una PCNIV con 20 atti, una PEP di 7, con un franco beneficio già dopo 30 minuti dall'avvio della stessa. Vedete infatti un calo della frequenza respiratoria triggerata dal bambino, un calo della frequenza cardiaca e già un miglioramento della CO2 all'emogas. Si proseguiva terapia con adrenalina e steroidea sistemica e si riduceva, per prevenire la complicanza di SIADH, la idratazione endovenosa al 75% del mantenimento. Per ottimizzare il comfort respiratorio veniva anche avviata una sedazione con dexmedetomidina endovenosa che si è visto migliorare appunto il comfort respiratorio nei pazienti con patologia respiratoria. Al giorno 7 arrivavano gli accertamenti eseguiti presso l'ospedale periferico, l'emocultura era negativa e l'ANFA era positivo per VRS come atteso. Successivamente, dopo l'avvio della PCNIV, il bambino già dopo 48 ore ha dimostrato un franco beneficio, ha permesso ai medici di svezzare progressivamente il supporto ventilatorio, passando dopo 48 ore ad alto flusso, che è stato progressivamente svezzato con un calo della FiO2 fino al 25% e con un calo del flusso progressivamente di un litro al minuto ogni 6 ore fino a raggiungere i 2 litri al minuto, e successivamente shift a terapia in nasocannula per altre 24-48 ore, fino a quando in dodicesima giornata il bambino è tornato in aria ambiente. È stata scalata la terapia steroidea fino a sospensione completa, è stata sospesa la copertura antibiotica e gradualmente è stata ripresa la terapia, idratazione per osso. Elia è quindi arrivato a completa guarigione clinica, ad eccezione di una tosse che è persistita per un totale di 3 settimane dall'inizio della malattia. Attualmente il bambino ha raggiunto i 3 anni di vita e dopo l'episodio di bronchiolite ha continuato però a presentare episodi di broncospasmo lieve e moderato e attualmente in terapia di fondo con il fluticasone proprio nato ed è seguito presso il Centro della Pneumologia Pediatrica di Padova. Che cosa mi ha permesso di ripassare questo caso clinico? E qui concludo. Che la bronchiolite è altamente frequente soprattutto al di sotto degli 1-2 anni di vita, ma soprattutto al di sotto del primo anno di vita del paziente, che segue una stagionalità
con un andamento parallelo a quello delle infezioni virali, quindi autunno-primavera, che la clinica ha un andamento monofasico, come avete potuto vedere nel decorso delle giornate dall'esordio della sintomatologia, con un picco in terza, quinta giornata e prevede una durata tra gli 8 e i 12 giorni, ma attenzione perché la tosse può persistere fino a 3 settimane dall'esordio clinico, che sono necessarie proprio per questo andamento monofasico e questo rischio di evoluzione rapida già in sole 24 ore, come abbiamo visto nel caso di Enea. È necessario quindi una valutazione clinica seriata nel tempo per stabilire giorno dopo giorno, soprattutto nei primi 5 giorni di malattia, quello che è il grado di severità del quadro clinico, che appunto sono presenti 3 gradi di severità e hanno una clinica estremamente variabile, quindi dalla mild fino alla necessità di una ventilazione invasiva. Che valutare lo stato di idratazione è fondamentale come valutare la obiettività respiratoria, in quanto l'idratazione insieme all'ossigenoterapia sono i capisaldi della terapia della bronchiolite e che oltre alla terapia di supporto può essere prevista forse in quei casi gravi che richiedono terapia intensiva anche una terapia aerosolica o steroidea che possono ridurre quello che è la persistenza in terapia intensiva del paziente, che non dobbiamo dimenticarci le complicanze, non solo le coinfezioni virali come è stato precedentemente detto che possono andare a peggiorare la severità del quadro, ma anche complicanze che noi stessi clinici possiamo prevedere come per esempio la CADH mantenendo una accurata idratazione. E infine che fino al 40%, come è stato detto prima, dei pazienti che ha sviluppato una bronchiolite può sviluppare un broncospasmo come Enea. Io vi ringrazio e concludo la mia presentazione. Bene, grazie dottoressa Di Chiara, direi un caso emblematico dei mille che ce ne sono che ci ha fatto vedere un po' nella vita reale che cosa succede a questi bambini dai primi mesi di vita e poi arrivando ai 3 anni. Allora, siamo quasi in ottimo orario e quindi è ora di andare a vedere che cosa succede sul territorio, quindi è con piacere che do la parola alla dottoressa Angela Pasinato che ci racconterà la gestione della bronchiolite sul territorio, cosa cambia appunto di domanda. Prego, Angela. Grazie. Il tuo schermo intero, condividi, allora io ho problemi ancora, deve cliccare sull'immagine sì, sopra il bottone. Sì, adesso ho iniziato, vediamo se parte, dovrebbe partire. Ora sul simbolo di PowerPoint in basso. Ok, bene, orco PowerPoint, scusate, eccolo qua. Buonasera a tutti. Io devo subito premettere che la maggior parte delle slide che io ho preparato sono già state fatte vedere dai precedenti relatori, da tutti e 3 i precedenti relatori, quindi il mio potrebbe essere solamente un ripasso di quello che noi facciamo, noi dovremmo fare nel territorio, ma soprattutto le premesse sono già state fatte e io non potrò che ripeterle il più velocemente possibile per non annoiarvi. Quindi questo qui, noi siamo stati avvezzi a vedere il virus, il Covid finora, volevo vedere se c'era qualche differenza esternamente con il virus respiratorio sinciziale. Sì, ovviamente ci sono differenze sostanziali, ma la figura è molto simile. Allora, io partirei dalla consensus intersocietaria che il professor Baraldi ha
di cui ha parlato il professor Baraldi prima, quella del 2014, perché io parto dal mio punto di vista, che cosa deve sapere il pediatra del territorio e che cosa deve fare. Allora, il pediatra del territorio deve sapere quali sono i fattori di rischio di malattia grave per quanto riguarda il virus respiratorio sincizziale, con necessità di ospedalizzazione immediata. Quindi se io mi trovo di fronte a un bambino di 3 mesi, un bambino che è prematuro, un bambino con broncodisplasia, con cardiopatie congenite emodinamicamente significative, oppure se mi trovo di fronte a un bambino con quelle patologie che ha citato prima il professor Baraldi. Chiaramente questi sono bambini che non vanno, che non devono attendere l'ospedalizzazione. Quali sono invece le caratteristiche di una malattia lieve per la quale io posso gestire a domicilio, a livello ambulatoriale, il mio bambino? Prima di tutto, se sono assenti quei precedenti fattori di rischio, e poi se valuto tutti questi fattori, cioè la frequenza respiratoria e cardiaca, lo sforzo respiratorio, la saturazione di ossigeno, l'alimentazione, quanto si alimenta il bambino, se ha crisi di apnea e soprattutto, io direi, un fattore importantissimo, la compliance familiare. La consensus del 2014 dava questi parametri che, mi scuso se li ripresento, però giusto per avere un'idea. Quello che a noi importa da un punto di vista ambulatoriale, io direi sotto i 2 mesi sono bambini che vanno comunque ospedalizzati, giusto che valutiamo i parametri vitali, però vanno ospedalizzati comunque. Quello che ci importa di più sono i bambini, abbiamo visto la frequenza delle bronchiolite maggiore sotto i 12 mesi, è quel numero, quello 50 di frequenza respiratoria, che sicuramente quei 160 di frequenza cardiaca che fanno la differenza fra il bambino che merita di essere inviato subito e il bambino che invece può essere gestito a casa. Se dovessi dire, io sarei molto più tranquilla se il mio bambino avesse una frequenza respiratoria inferiore ai 40. Anche questo è stato fatto vedere dai miei precedenti relatori diciamo che quello che importa al pediatra di famiglia non è tanto la valutazione della gravità della bronchiolite in sé per sé, ma quanto il momento, cioè la valutazione di quello che può essere una bronchiolite lieve, che possiamo ancora curare a domicilio, perché anche quella moderata, secondo me, è un po' a rischio, e invece mantenere nell'ambiente familiare, se i genitori sono in grado di mantenerlo, quando la bronchiolite è lieve. Quindi la frequenza respiratoria inferiore ai 40, dicevamo prima, lo sforzo respiratorio non ha retrazioni della parete toracica, saturazione che è maggiore del 95%, l'alimentazione è solo lievemente ridotta, è molto importante stressare questo punto, non ha crisi di apnea. Che cosa dice la consensus del 2014 sulla terapia che anche noi potremmo fare? Abbiamo capito da quello che ha detto il professor Baraldi che non esiste una terapia efficace, però qui lo dava come possibilità di una soluzione salina ipertonica nebulizzata, e ovviamente è quello che noi possiamo consigliare a domicilio. È valido o non è valido? Poi vedremo. I beta 2 agonisti nebulizzati non sono efficaci, come non sono efficaci tutti gli altri farmaci, e poi vedremo come invece tuttora vengono utilizzati moltissimo nel territorio, ma direi in molti casi anche negli ospedali. Le indicazioni della Società Italiana di Neonatologia del 2015 danno come punto importante, anche qui questa slide è già stata fatta vedere, la prevenzione igienico-ambientale. Cosa vuol dire? I genitori non devono fumare in casa, non ci deve essere il giusto tasso di umidità e il bambino deve essere con la giusta temperatura all'interno dell'abitazione. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono state scritte dal dottor Cratabellotta, ma sono state fatte proprie dall'Istituto Superiore di Sanità, praticamente dicevano che non c'è nessuna terapia per la bronchiolite, cioè è tutto inutile e non bisogna utilizzare nessuno di questi farmaci detti sulla destra.
Ed ecco il primo studio, già citato dal professor Baraldi, che ci fa vedere come nelle cure primarie, invece, nonostante le linee guida, non ci siano state grosse variazioni sulla prescrizione di farmaci. Noi guardiamo sull'estrema destra l'utilizzo di antibiotici, e voi vedete la barra azzurra prima della consensus, la barra rossa dopo il consensus e la barra verde dopo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. In realtà, se andiamo a vedere il numero totale di bambini che sono stati valutati, vediamo che c'è stata una modestissima diminuzione dell'utilizzo di antibiotici, il 30% lo utilizza ancora, una modestissima diminuzione dei beta 2 agonisti, altrettanto parliamo per i glucocorticoidi sia orali sia nebulizzati. Quindi sicuramente abbiamo prescrizioni arrivate di antibiotici, di beta 2 agonisti e di glucocorticoidi in maniera direi inappropriata. Le cure primarie, ci sono due studi molto belli sulle cure primarie, sono studi spagnoli, e questi hanno fatto vedere che si può arrivare a una maggiore diminuzione della prescrizione inappropriata di farmaci con diverse strategie di comunicazione, con poster in sala d'attesa, e questo è molto importante per quanto riguarda le aspettative dei genitori, e con una distribuzione di protocolli basati sull'evidenza, una distribuzione negli ambulatori, questo riguarda la classe medica, con sessioni educative interattive per quanto riguarda la classe medica, e con un rinforzo di tutto questo con algoritmi distribuiti via mail. E questo ha portato a una riduzione significativa, non solo del 10-12%, come diceva il professor Baraldi, ma anche di un terzo dei farmaci prescritti in precedenza. Vengono prescritti ancora comunque. Anche le performance ospedaliere però non sono ottimali. E anche questo studio del settembre di quest'anno, pubblicato su Pediatrics, fa vedere che il divario fra le prestazioni tipiche, cioè quello che si fa e quello che si dovrebbe fare, rimane maggiori per i test virali che vengono utilizzati tantissimo e soprattutto per l'uso di broncodilatatori, e suggerisce che queste misure richiedono ancora del lavoro. Quindi anche in ospedale si utilizza il broncodilatatore. Questo è uno studio, lo stesso, molto carino secondo me, pubblicato su Pediatrics nel maggio di quest'anno, che ha messo a paragone questi trattamenti, tutti quelli di cui abbiamo parlato finora, con un'analisi, con una meta-analisi plurima, che li metteva in relazione diversi studi contemporaneamente, e hanno fatto vedere due cose. Pur essendo un'evidenza molto bassa, ha fatto vedere quello che ho sottolineato in giallo, che l'ipertonica salina sembra avere una minima efficacia. Voi vedete che non arriva alla barra verticale dell'indifferenza, e per quanto riguarda i bambini arrivati in pronto soccorso, anche la nebulizzazione dell'adrenalina. Se noi andiamo a vedere invece la durata del ricovero, rimane ancora, per quanto riguarda in questo caso le cure intraospedaliere durante il ricovero, che l'ipertonica e con adrenalina aveva dato dei buoni risultati, tangibili, e anche la sola ipertonica. Quindi in questo studio, in cui vengono paragonati veramente tantissimi studi, questa meta-analisi, sostanzialmente ci dicono probabilmente l'ipertonica nebulizzata potrebbe essere un'opzione. In realtà lo stesso studio ha fatto vedere, non l'ho riportato qui, che il ricovero in settima giornata non si è modificato con nessuna terapia. Eccola qua. Che cosa dicono, cioè quali sono le cose da portare a casa? La salina ipertonica con il salbutamolo potrebbe ridurre la possibilità di ricovero, e l'ipertonica da sola o con l'adrenalina durante il ricovero potrebbe ridurre la durata del ricovero stesso. Quindi io ho fatto in fretta, perché tutti i messaggi che ho dato erano sicuramente già stati dati. Quindi che cosa dico? Fare di più, cioè quindi dare più farmaci, non è fare meglio. Dare le giuste informazioni ai genitori, importantissimo,
E l'American Academy le mette, ne parla dettagliatamente in 3 pagine e sostanzialmente sottolinea anche i momenti in cui il genitore deve in qualche modo allarmarsi e far vedere il bambino al medico. Un punto di domanda importante, lo metto, nebulizziamo saline ipertonica, possiamo pensare di fare qualche cosa? E ci potrebbe anche essere lo spazio per una ricerca futura che si rivolga sia ai pediatri di famiglia, sia ai medici del pronto soccorso e li coinvolga nella pianificazione dell'intervento più opportuno nella ricerca del miglioramento della qualità delle cure. Io vi ringrazio molto. Grazie Angela. Siamo, come vi dicevo, anche grazie alla tua velocità, però hai fatto un bel riassunto di tutto ciò che è stato presentato prima. Siamo in ottimo orario, quindi io passo la parola al professor Banderali per la discussione. Prego Giuseppe. Grazie veramente, perché in questa ora e un quarto avete tutti e quattro dato una fotografia esauriente, completa, chiarissima su quello che è l'infezione proprio da virus respiratorio sinciziale. Io volevo, nell'attesa che se volete da casa fare domande, noi siamo disponibili, io come moderatore a poi trasmettere ai 4 relatori le domande. Però volevo un attimino rompere il ghiaccio e fare alcune domande. Partirei col professor Baraldi e anche col professor Dotta, e in parte poi hanno già risposto, anche perché sono state talmente esaurienti e chiare le loro relazioni che diciamo c'è poco spazio alle domande, perché ci hanno già detto tutto. Però volevo tornare un attimino sul discorso di questo incremento che avete fatto vedere dell'RSV, ad esempio giugno-luglio in alcuni paesi europei, adesso anche da noi in Italia, considerando se c'è questo abbassamento, come diceva il professor Baraldi, delle norme, diciamo, chiamiamole igieniche, dei dispositivi, però questo era anche un po', diciamo, nell'era pre-Covid, e poi c'è anche il discorso che ha detto il professor Dotta di una immunizzazione che forse in questo anno e mezzo, 2 anni, è proprio scesa e quindi ha trovato un campo aperto, una situazione immunitaria molto recettiva da parte della popolazione nei primi anni di vita. Quindi questa domanda. Poi una domanda aperta ancora a voi sul discorso vaccinazione alla mamma e prevenzione dell'RSV. Poi un'altra domanda era un po' in merito al discorso, questo riguarda una domanda sia al professor Baraldi, professor Dotta, e anche alla collega Pasinato che ha tenuto l'ultima relazione sul discorso proprio di quell'equilibrio tra non sbagliare nel dare l'antibiotico, diciamo, troppo prima del tempo, ma anche, come però tutti voi avete ben sottolineato, il rischio delle sovrainfezioni. Quindi qualche suggerimento anche per i pediatri di famiglia che magari hanno visto il neonato da casa, devono fare un monitoraggio, per dire, telefonico, in telemedicina, adesso c'è anche questa eventualità, però quali possono essere i suggerimenti proprio per non sbagliare nel darlo troppo presto, ma neanche nel non sbagliare nel darlo troppo tardi. E poi un altro, cosa ne pensate? Cioè, io lavoro qui a San Paolo, quando ti capitano i casi di RSV, capitano molto spesso ravvicinati, le epidemie sono localizzate temporalmente e quindi diventa una delle problematiche maggiori nel caso di, come abbiamo visto, criteri che ritengono che necessitano, rendono necessario il trasferimento in una rianimazione, trovare posto in una TIN, ma la TIN abbiamo visto, come diceva sia Baraldi che Dotta, non è il posto più idoneo, le TIP, ma le TIP sono un pochino sempre sature, perché poi non è che abbiano tantissimi posti letto. Quindi cosa ne pensate anche in un futuro di riorganizzazione, anche alla luce di quello che stiamo vivendo del Covid, di reparti di subintensiva pediatrica, dove ci possa essere una pediatria ma un pochino più subintensiva, quindi, perché spesso è dalla pediatria vanno alla TIN o alla TIP. Cosa ne pensate forse sulla necessità di riorganizzarci in questo ambito?
Io direi che intanto, ecco, è arrivata, mi sembra, una domanda che è apparsa e che diceva, forse relativa all'ultima relazione, in merito all'utilizzo del salbutamolo prima dei 2 anni, che era apparso in una diapositiva, qual era un po' il... è arrivata da casa questa domanda da una collega. Ecco, incominciamo a lasciarvi la parola, poi vediamo se ci sono altre domande. Bene, allora comincio io, scelgo fra le tue domande quelle che mi piacciono di più. Allora, la spiegazione di questi picchi è già stato accennato. Per 1 anno e mezzo i bambini in età prescolare, ma al di sotto dei 2-3 anni, non sono venuti a contatto con il virus respiratorio sinciziale. Sapete che alla fine di ogni anno più o meno l'80-85% dei bambini viene a contatto con questo virus, magari hanno un banale raffreddore e tutto si chiude lì. Per 1 anno e mezzo non sono venuti a contatto, quindi c'è una popolazione enorme di bambini che non sono immuni, e questo può spiegare questi picchi, oltre al fatto che in estate abbiamo mollato le varie norme. L'altra cosa a cui è accennato è quella delle sovrainfezioni. Qui sono un po' ruvido, mi definisco così. Il problema sovrainfezioni non può essere, non deve essere un alibi per usare gli antibiotici. La prevalenza delle sovrainfezioni batteriche nell'onchiolite VRS è 1%. Dopodiché è ovvio che se il bambino finisce in terapia intensiva e sta malissimo, allora lì sicuramente lo copro, ma non certo in pronto soccorso o non certo nel territorio. Se subintensive lascio la parola ad Andrea, però visto che c'è una domanda da chi ci sta ascoltando, giustamente ci dice l'AIFA, ci ha detto di non usare il salbutamolo per via aerosolica al di sotto dei 2 anni, perché chiaramente ci sono stati parecchi casi di sovradosaggi con tachicardie importanti, eccetera. Questo è un altro motivo per cui in teoria non dovremmo usarlo. Quindi questa indicazione dell'AIFA riguarda ovviamente anche la bronchiolite. Andrea, cosa pensi delle subintensive? Ah, grazie di avermi lasciato le domande più scabrose di Giuseppe. Ma tu sei professore, quindi puoi, sei il padrone di casa, no, scherzo. Allora, la prima che tu mi stimoli sul discorso delle semi-intensive. Purtroppo di semi-intensive pediatriche, correggetemi se sbaglio, ce ne sono poche. Già c'è la difficoltà di avere le terapie intensive pediatriche, no? Per cui ci sono alcune terapie intensive neonatali che si dedicano anche ai lattanti, magari nei primi 2 anni, ma soprattutto a quei lattanti che sono dei pazienti cronici ex neonati malati, piuttosto che il bambino di 2 anni che si ammala all'improvviso o ha il trauma o ha l'endocardite. Ci sono delle competenze estremamente specifiche e in numerose situazioni pazienti pediatrici intensivi sono insieme agli adulti intensivi, con una tipologia di approccio. Da neonatologo sono molto attento alla care, sono molto attento all'accoglienza, e quando i nostri lattanti sono accolti in reparti di terapia intensiva dell'adulto, trattati in maniera egregia da un punto di vista di competenza fisiopatologica e tecnologica per alcuni aspetti, ma senza il minimo background e la minima organizzazione nei confronti dell'accoglienza della famiglia. Per la semi-intensiva pediatrica il dato non è tanto diverso. Ci sono delle realtà un pochino più fortunate. Io ho la fortuna di lavorare, come Eugenio ben sai, in un ospedale pediatrico che ha sia una semi-intensiva neonatale che una semi-intensiva pediatrica gestita dal professor Cutrera, e su questo noi riusciamo a lavorare abbastanza. Ma io per esempio oggi ho dovuto decidere di dedicare interamente il reparto di semi-intensiva neonatale alle bronchioliti,
ossia i pazienti che abitualmente vengono ricoverati cardiopatici, neurologici, metabolici o altre cause, li dobbiamo ridistribuire nel dipartimento di neonatologia, ma la semi-intensiva neonatale è interamente dedicata alle bronchioliti. E credo che nei prossimi mesi anche il reparto, che se non sbaglio di 22 posti letto di Renato, avrà grosse difficoltà a far convivere sia le bronchioliti che i pazienti cronici con miopatia o pneumopatie croniche, magari portatori di tracheotomia, perché lì veramente la situazione logistica è estremamente difficile. Quindi io credo che lo sforzo che dovranno fare le diverse società scientifiche sarà quella di mirare ad ospedali che vadano incontro alla necessità di ricoveri ad alta intensità di cure e shiftare molto di più sul territorio, su realtà assistenziali, magari da amplificare e riorganizzare per i ricoveri a minore intensità di cure, perché le risorse purtroppo o pensano a una cosa o pensano all'altra. Quindi questa è una situazione che la domanda è perfettamente pertinente alla situazione, che andrà stimolata con le società scientifiche. Per quello che riguarda l'equilibrio tra non sbagliare nel dare l'antibiotico troppo presto o non darlo per niente, condivido in pieno il pensiero del professor Baraldi. Io, quando sottolineavo il discorso del rischio di co-infezioni, mi riferivo soprattutto al discorso di possibili commistioni in ospedale, dovendo trattare del tema dell'ospedale, di avere diversi virus contemporaneamente presenti e metterli nello stesso ambiente, rischiamo di infettare il bambino portatore del solo, tra virgolette, virus respiratorio sincitiale, magari anche con un adenovirus o un rinovirus, perché poi è molto più raro il caso di infezioni batteriche. Non scordiamoci di cercare, al di là della diversa stagionalità, se la sintomatologia spinge a farla, se il quadro ematochimico anche ci spinge a farlo, di cercare la bordetella pertussis. Noi abbiamo avuto due casi di coinfezione virus respiratorio sincitiale da bordetella, uno nella stagione tipica del virus respiratorio sincitiale, non tipica della bordetella, cioè inverno, un altro a giugno, tutti e due sono finiti in ECMO, perché chiaramente si tratta di un quadro estremamente complesso. Sull'antibiotico, meno lo diamo in caso di bronchiolite e meglio andiamo incontro alle esigenze. Poi il senso clinico, la possibilità diagnostica, è chiaro che fa tutta la differenza del mondo. Sulla vaccinazione alla mamma, Giuseppe, mi sembra che possa essere in un futuro un qualcosa su cui spendere molte risorse, perché andremo ad aggredire molto precocemente il problema, ma mi sembra che la situazione delle sperimentazioni abbiano rimandato un po' l'entusiasmo che ci sembrava pervadere qualche tempo fa. Penso di aver risposto, se no ditemi se ci sono altre domande. Ci sono tantissime domande intanto che sono arrivate. Intanto abbiamo 203 spettatori, o anche di più forse, aumentano. Avete veramente avuto un successo enorme. Allora, io dico qualche domanda. Allora, chiedo se è possibile ritenere le PCR anche elevate in lattanti di 20-30 giorni, sindrome respiratoria impegnativa meritevole di CPAP provenienti dal domicilio, non indicative di sovrainfezione batterica, penso, in presenza di globuli bianchi 6.000. In questi ultimi 20 giorni abbiamo trovato parecchi pazientini con questi valori che hanno fatto porre di indicazione di antibiotico. Quindi si torna un po' sul discorso sovrainfezione batterica, quando ritenerla tale. Se la PCR è elevata, è sufficiente questo dato per ritenerla tale? È una domanda aperta un po' a tutti, non è Ma posso rispondere rapidamente? Io chiaramente in un pronto soccorso, in momento in cui il bambino che ha difficoltà respiratoria, anche se ha fatto il tampone per il DRS, però presenta una PCR molto elevata, chiaramente il medico si tutela, l'antibiotico lo mette, però nella maggior parte delle bronchioliti la PCR, come nel caso che ha fatto vedere la dottoressa Di Chiara, è praticamente negativa. Perfetto. Poi c'è un collega, che fra l'altro ci ha anche sollecitato la risposta, che chiede se i relatori condividono le affermazioni che adesso vi leggo. Affermazione numero 1: per un corretto ed equo impiego delle risorse economiche è opportuno che le attuali indicazioni italiane
sulla profilassi dell'infezione da RSV vengano riviste e graduate sulla probabilità di ospedalizzazione e non sulla presenza di fattori di rischio. Seconda considerazione che fa il collega è in termini di costo-opportunità. L'implementazione del sostegno all'allattamento al seno è mandatorio. È aperta a tutti. Come... Sulla seconda affermazione assolutamente nessun dubbio. Il sostegno all'allattamento al seno non soltanto per la bronchiolite ma per tantissimi fattori è il cardine proprio del nostro approccio e del nostro atteggiamento per tutti i neonati, non soltanto per i neonati a rischio. Per quello che riguarda un'eventuale revisione, poi Eugenio ovviamente completa tu o correggimi, sulla revisione delle raccomandazioni italiane, innanzitutto dobbiamo dire che l'Italia anche in questo senso è un po' variegata, perché esistono delle raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia e poi esistono delle raccomandazioni che in alcuni casi si chiamano addirittura linee guida regionali, che sono diverse da quelle delle raccomandazioni della SIN. Quindi l'altro giorno al direttivo nazionale SIN ci siamo proprio detti che queste raccomandazioni vanno assolutamente riviste, ma non necessariamente in termini di stravolgimento, ma di affinamento in maniera di avere le più recenti indicazioni anche sulla cost effectiveness della profilassi con gli anticorpi monoclonali, e dobbiamo fare in modo che esista una linea guida nazionale o una raccomandazione nazionale. È inutile che delle regioni fanno qualcosa di diverso per assomigliare un po' di più a quella linea guida piuttosto che a quell'altra, e poi giustamente tutti gli operatori sanitari si trovano spaesati. Quindi d'accordo nel rivalutare. E il discorso dell'outcome da tenere presente, uno degli outcome è l'ospedalizzazione, ma quando andiamo a considerare il cost effectiveness di un trattamento non si può non tener conto di quello che già la letteratura ci esplicita molto bene, che la prevenzione di danni a distanza fa assolutamente parte di un rapporto costo efficacia di un trattamento, e ne dobbiamo tenere presente. Non so Eugenio se... Sì, beh, su questo ultimo punto hai toccato un punto dolente, perché nessuno ha mai fatto un calcolo preciso e veritiero del costo di ciò che succede dopo al 30-40% di questi bambini. Io sono convinto che se noi andiamo a vedere i giorni che i genitori non vanno a lavorare perché il bambino ha il broncospasmo, quante volte va al pediatra, quante volte va al pronto soccorso, eccetera, eccetera, credo che ciò questo costi di più di un ricovero per bronchiolite. Quindi se mettiamo tutto insieme, io credo che il rapporto costo-efficacia vada a favore del fatto di fare la prevenzione. Io ne approfitto per fare un appello. Qui c'è il professor Banderali, che è vicepresidente della Società Italiana di Pediatria. Io credo che in questo momento, è una brutta parola, però dobbiamo approfittarne per fare cultura, per fare educazione sull'esistenza del virus respiratorio sincitiale e della bronchialite. La gente non sa di questo problema, parlano tutti di Covid, ma se noi confrontiamo i danni del Covid in un bambino al di sotto dei 2 anni con i danni del DRS, i danni del DRS come morbidità e mortalità sono 100 o 1000 volte più alti. Quindi parliamo anche del DRS. Io credo che le società scientifiche, prime fra tutte la Società Italiana di Pediatria, dovrebbe fare in modo che i genitori sappiano che se la mamma allatta il bambino ha meno probabilità di finire in ospedale, che adesso che abbiamo capito che lavarsi le mani con gel alcolico riesce a prevenire la diffusione, sono cose che dobbiamo dire continuamente nei telegiornali, quando il bambino va dal pediatra di famiglia, che sicuramente già lo fa, ma dobbiamo insistere su queste cose. La gente non lo sa, sa assolutamente, quindi è il momento buono per, ripeto, fra virgolette, approfittarne e fare cultura su questa problematica.
Io volevo spendere ancora due parole su questo e mi aggancio a quello che ha appena detto il professor Baraldi. È importantissimo dare la giusta informazione e predisporre delle infografiche da mettere negli ambulatori periferici potrebbe aiutare moltissimo. Da una parte aumentare la consapevolezza dei genitori non solo sull'allattamento ma anche sulla prevenzione ambientale, come mantenere l'abitazione, come non fumare in abitazione. Contrariamente a quanto si pensa, ci sono ancora molti genitori che fumano in ambienti, magari dicono no, fumiamo fuori di casa, ma poi si riportano i vestiti dentro casa e quindi il problema si pone ugualmente. Questo servirebbe veramente tantissimo. Servirebbe anche ad aumentare la compliance dei genitori nella richiesta di terapie inopportune, perché poi molte volte, dobbiamo dirlo, non è un bel punto, però su questo molti colleghi cedono, vengono dati dei farmaci anche per insistenza dei genitori. Allora, sono completamente d'accordo, tant'è vero che mentre stavate parlando mi ero appuntato, quindi il consiglio del professor Baraldi lo sposo in pieno, e anche la dottoressa Pasinato, perché veramente il momento, anche perché pensate col coronavirus, forse noi pediatri, almeno in una prima fase, siamo stati un po' tenuti non proprio, anche se col professor Villani, voglio dire, lui nei vari comitati ha fatto parte tanto, però ancora di più adesso forse è il caso, visto che i pazienti pediatrici sono più coinvolti, eccetera, ci sarà il problema vaccinazione, eccetera, quindi sicuramente è un momento, sono d'accordo con tutti voi, e anche la dottoressa Pasinato, quello di fare dei poster, cioè non si sbaglia mai a fare cultura, perché la cultura è sempre la prima cosa, quindi e dei poster chiarificatori rivolti ai genitori, tutto è proprio un obiettivo che la SIP deve perseguire. Io continuerei con, abbiamo tantissime altre domande, quindi se siete d'accordo io ve le farei. Domanda al professor Baraldi. Uso dei corticoidi. Per chi lavora in PS, spesso ci si trova a prescrivere corticoidi davanti a un quadro di difficoltà respiratoria di media o severa gravità, associato a respiro sibilante. Secondo lei vale la pena mantenere tale indicazione oppure i corticoidi non servono veramente a niente? Poi c'è una seconda domanda che riguardava... Poi accumuliamo. Questa è una domanda molto importante. Allora, tutto ciò che vi abbiamo detto sui cortisonici riguarda la bronchiolite pura, io la chiamo pura. Che cosa vuol dire? La bronchiolite al di sotto dell'anno di vita, primo episodio. In questi bambini i cortisonici non hanno nessuna indicazione. Perché? Vi ho fatto vedere prima le vie aeree di un bambino con bronchiolite, vi è un'infiltrazione di neutrofili, i quali non rispondono ai cortisonici. Se invece abbiamo il bambino che ha 14 mesi, che ha la dermatite atopica associata e che ha già avuto uno o due episodi di bronfasmo precedente, questo non è bronchiolite, questo è un bambino che sta iniziando la sua carriera di bambino con broncospasmo ricorrente, forse anche asma, allora in questo caso posso essere d'accordo nell'utilizzare i cortisonici, ma non nella bronchiolite pura, che vi ripeto, è la bronchiolite primo episodio al di sotto dei 12 mesi, in cui non vi è nessuna indicazione. Grazie. Sempre lo stesso collega chiede, visti i costi elevati degli anticorpi monoclonali, sarebbe importante avere delle indicazioni esatte per il loro utilizzo, che al momento attuale noi pediatri non abbiamo. E forse avevo già risposto prima citando la necessità di uniformare e di aggiornare le attuali e anche in questo caso la diffusione della cosiddetta cultura a 360 gradi è assolutamente necessaria, quindi condividiamo l'appello di divulgare le raccomandazioni, ci sono già quelle presenti, cioè abbiamo un piano terapeutico che è previsto. La cosa bella è che noi in neonatologia siamo abituati a dare moltissimi farmaci off label, quasi tutto ciò che diamo è off label. Quando abbiamo un farmaco che è ben studiato e ben indicato, ci facciamo scrupoli di rispettare il label, cioè quello che dice il piano terapeutico, ancor di più le indicazioni dell'AIFA. Quindi attenzione a avere un equilibrio anche in questo.
Un altro collega ci chiede: vista la possibilità di farsi negativi con i test rapidi, c'è indicazione all'esecuzione del test molecolare considerata anche la latenza della risposta? Potrebbe aver senso nei casi ospedalizzati per un più accurato isolamento? E in caso di impossibilità di isolamento dei pazienti per limiti logistici della struttura, cosa si rischia dal punto di vista medico-legale qualora si fosse costretti a tenere nello stesso ambiente pazienti con patologie respiratorie a diversa eziologia virale? Allora, non ho capito bene la domanda sui test rapidi. I test rapidi sono ancora una cosa in evoluzione. Le linee guida dell'American Academy non raccomandano di fare i test rapidi. Quello che vi ho detto prima, il mio punto di vista, è quello che secondo me sarà il futuro. Vi sono test rapidi con una buona sensibilità e specificità e secondo me questi saranno utilissimi per convincere il medico a non dare l'antibiotico. Sul fatto che chiede, questo è il problema che abbiamo tutti, se non abbiamo più posto e dobbiamo mettere un bambino con DRS vicino a uno che non ce l'ha, è chiaro che si può andare in cerca di problemi, ma che cos'altro possiamo fare? E qui le direzioni sanitarie mettono le mani sui capelli, ovviamente. O ce li portiamo a casa oppure... Però anche in questo caso la comunicazione, l'informazione con i genitori è cruciale nella prevenzione di un contenzioso medico-legale che poi alla fine, bene o male, ce l'abbiamo come fiato sul collo, no? Quindi l'alternativa al ricovero in determinati ambienti, noi dobbiamo far vedere che siamo organizzati per fare il massimo per la prevenzione. Non ci dobbiamo far trovare scoperti, dire ah, ma la tua struttura non aveva quell'attenzione per cui l'infermiere o il medico non si lavava le mani tra un paziente e l'altro, perché ricordiamoci che i genitori filmano e registrano tutto. Quindi non pensiamo a dire no, ma vale la mia parola quanto la sua. No, anche se non c'è l'autorizzazione a filmare e a registrare, una volta che la fanno vedere e sentire, la voglia dire non può andare agli atti, va nella testa di chi deve decidere. Quindi essere trasparenti, comunicare bene ai genitori, non sottovalutare le criticità, far lottare con le amministrazioni per avere più spazi e più risorse, ma purtroppo questo prima o poi ci arriva il boomerang. Posso dirvi una cosa sul fatto delle misure di igiene? Quanti di voi puliscono con un gel alcolico il fonendoscopio dopo aver visitato un bambino che tosse? Credo pochissimi. Sappiate che il virus respiratorio sinfiziale può vivere su una superficie come la membrana del fonendoscopio per 4 ore. Quindi se dobbiamo fare cose fatte bene, dobbiamo aggiungere anche questa. In reparto, ovviamente, come sai Eugenio, nei reparti più intensivi abbiamo la possibilità di mettere il fonendoscopio dedicato, però non è certo fattibile in ambulatorio o in reparto. Parlando di una team senza più lì c'è il fonendo dedicato, ma sto pensando al pronto soccorso, ad altre, il territorio, eccetera, eccetera. Mi devo staccare 3 minuti, scusatemi. Bene, allora io vado avanti con le domande. Praticamente, ecco, c'è una collega che chiede cosa ne pensate sull'utilizzo dell'ipertonica associata ad acido ialuronico. C'è un unico studio, tra l'altro uno studio romano, che aveva dimostrato una possibile efficacia di questa associazione, però non è stato confermato, quindi al momento attuale non vi sono evidenze per supportare questo tipo di terapia. Perfetto. Un collega dice: lattante di 1,5 mesi senza fattori di rischio, solo con rinite mucosa ma senza segni di bronchiolite, alimentazione normale al seno, ricovero, follow up stretto, quando decidere ricovero ai primi segni di bronchiolite lieve? Cioè se avere solo rinite. Angela? Allora, i primi segni di bronchiolite, no? Cioè direi che un bambino sotto i 3 mesi è comunque sempre, fa sempre parte di quei pazienti a rischio, però in questo caso non mi pareva che fosse fatta diagnosi di bronchiolite, ma di semplice rinite, quindi per me questo bambino non va ricoverato.
Un collega dice: Buongiorno, considerato che abbiamo capito che non serve somministrare farmaci che sono stati visti per lo più inefficaci, ma puntini puntini, ma nell'ultima relazione, in base alla meta-analisi del 2021, viene nuovamente messa in campo l'adrenalina nebulizzata con l'ipertonica come trial. Dunque, andrebbe utilizzata oppure no? Allora, io posso dire, io non, l'adrenalina nebulizzata con l'ipertonica era in ambiente ospedaliero. Ha fatto vedere una lieve, diciamo, diminuzione della durata del ricovero. Non so, in realtà, io ho trovato solo quello che parlava di questo gruppo di meta-analisi. Davano un'evidenza molto bassa, quindi sostanzialmente non, il messaggio che loro davano di riportarsi a casa non utilizzavano poi più questo farmaco. Per cui non so se il professor Baraldi voleva aggiungere qualcosa in questo. Ma è un unico studio che dimostra questa Esatto. cosa, ma chi ha messo insieme tutti i dati disponibili assolutamente non dà indicazione all'uso dell'adrenalina. Negli anni passati si è discusso tanto sull'uso dell'adrenalina a domicilio, personalmente sono sempre stato contrario. Ma quello che vi dico, quando trattiamo un bambino con la bronchiolite pura, pensate a quell'immagine che vi ho fatto vedere. Non vi è broncospasmo. Il bambino fischia è perché i bronchioli sono occupati da materiale, quindi l'aria passando dà un sibilo, ma non è un broncospasmo. Sono i bronchioli occupati da secrezioni, da cellule infiammatorie e soprattutto neutrofili. Quindi il salbutamolo, nelle lezioni precedenti in American Academy dicevano si può fare un trial, adesso addirittura l'hanno tolto. Non dicono neanche più facciamo un trial, dicono no e stop. Da questo punto di vista, da un punto di vista fisiopatologico, l'ipertonica potrebbe comunque aiutare a smuovere più velocemente tutto questo materiale all'interno del bronchiolo. Certo, irrazionale dell'ipertonica è proprio il fatto che riesce a rompere i ponti di fibrina di questi ammassi di cellule e detriti. Chiaramente vi è sempre il limite di dove un'aerosol terapia può arrivare, probabilmente non arriva fino ai bronchioli terminali. Però il razionale dell'ipertonica era molto buono, oltre al fatto che non costa niente. Bene. Alla dottoressa Di Chiara, che non abbiamo ancora sentito, è chiesto: alla dimissione dal reparto di questo paziente è stata indicata il consiglio di eseguire la vaccinazione antinfluenzale? Allora, nel caso specifico di questo paziente, no, non era stata data indicazione alla dimissione la esecuzione della vaccinazione antinfluenzale. E è chiaro che è una vaccinazione raccomandata anche nei più piccoli, per cui da tenere sempre a mente. Quali sono i batteri più frequenti che sovrinfettano l'RSV? Chiede un collega. Ma Dove si se siamo in ospedale, il problema è quello delle infezioni ospedaliere, quindi qui possiamo avere infezioni da stafilo, ma non legate all'ospedale. Possiamo avere co-infezioni da Klebsiella e germi ospedalieri. Sul bambino invece che non è in ospedale, forse ho letto qualcosa su, Andrea ha accennato alla possibilità di una co-infezione da Mycoplasma pneumoniae, se non ho capito male. Può succedere, quando c'è anche Mycoplasma, uno si può prendere DRS più Mycoplasma, ma sono situazioni molto rare. Quindi ripeto e vi provoco, non nascondiamoci dietro all'alibi delle coinfezioni perché vi do l'antibiotico perché può avere la coinfezione. 1% delle bronchiolite. Perfetto, sì, siete stati chiarissimi. Un'ultima domanda al professor Dotta. Utilizzo dell'epinefrina per via aerosolica in fase acuta e durante il ricovero nel trattamento del neonato ricoverato per bronchiolite. Se parliamo del neonato ricoverato in terapia intensiva, ancora una volta l'evidenza non c'è, se
per un uso rutinario. Io sottolineo sempre questo, no? Quando parliamo di meta-analisi, di raccomandazioni di linee guida, dobbiamo ragionare sulle indicazioni per un uso rutinario e diffuso. Diverso è il singolo caso, per cui in alcune situazioni abbiamo dei bambini che hanno una iperreattività delle prime vie aeree estremamente marcata e si può presentare anche con uno stridore laringeo. Laddove ho uno stridore laringeo che può essere non il sintomo classico della bronchiolite, ma il sintomo specifico di quel bambino che magari ha anche il virus respiratorio sincitiale a scatenare la reazione, si può fare in ospedale una somministrazione aerosolica di epinefrina e vederne l'effetto. In tal caso si può vedere il rispondere e non rispondere. Perfetto, io direi che siete stati eccezionali, sono tutti ancora collegati, per cui ringraziamo tutti voi. Adesso passerei per la conclusione la parola al professor Baraldi. Veramente non so come ringraziarvi, come rappresentante della Società Italiana di Pediatria vi porto i saluti, ringrazio anche coloro che ci hanno ascoltato in queste ore serali e tutti i consigli che ci avete dato saranno veramente tesoro, e tanto con voi collaboriamo direi quasi tutti i giorni e porteremo a termine tante progettualità e tanti consigli. Quindi prego Eugenio e grazie ancora a tutti voi e agli organizzatori anche che dal punto di vista tecnico hanno permesso un evento così ben riuscito e così anche dal punto di vista proprio tecnologico molto ben fatto. Grazie. Bene, allora io farò molto rapido e veloce. Credo che questi mercoledì SIP siano una cosa molto interessante perché sono pensati in maniera snella ad un orario in cui uno riesce a ricavarsi del tempo per seguirli. Quindi complimenti alla SIP per averli organizzati. Io vorrei ringraziare tutti i relatori, credo che siano stati toccati tutti i punti fondamentali nella gestione della bronchiolite, ma voglio anche veramente ringraziare chi ci ha seguito per il numero di domande, tutte molto importanti, quindi è stata una cosa condivisa e questo mi fa molto piacere. Ci sono certi webinar in cui si fa fatica a portare avanti la discussione perché non ci sono domande, qui invece c'è stata veramente partecipazione. Quindi buona serata a tutti. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti.